un'iniziativa un po' particolare, ideata volutamente in una location insolita per il mondo della cooperazione. Perché? E a questo punto, a conclusione, è stata una buona scelta? Sì, sì, siamo felici. Porto la voce di Generazioni, un comitato esecutivo di Lega Coop, di Generazioni Lazio per essere più precisa, insieme a Fabio Messici, il coordinatore regionale, abbiamo pensato di uscire fuori dai soliti schemi, perché crediamo fortemente che entrare in un posto che non è un posto legato strettamente agli ambiti di ufficio rende inconsapevolmente ognuno di noi più libero, più sciolto. E oggi abbiamo sviluppato, attraverso la metodologia del Work Café, per alcuni nota, per altri meno, due temi, giovani e donne, in una modalità molto delicata, non argomentando la donna come purtroppo molte volte si fa e non argomentando i giovani in un modo, a nostro avviso, perdonatemi, inflazionato. Quattro tavoli con quattro micro temi sui due che ho appena elencato, dei discusser, delle persone che si sono presentate e hanno avuto la possibilità di dibattere su tre aspetti, vantaggi, svantaggi e proposte, perché pensiamo che questo incontro è iniziato ma non è ancora finito, vogliamo rincontrarci dopo le vacanze di Natale per dibattere ancora e vedere se gli atti che poi ognuno riceverà per mail possono essere la base per disegni e programmi insieme futuri. L'idea, l'ipotesi, l'aspettativa, no? Per te, diciamo, giovane donna della cooperazione, da questi incontri, da questi match, da queste fusioni e da questo meticciato, insomma, che anche oggi avete voluto mettere in campo, quale potrà essere? Io sono felice, sono soddisfatta, sono contenta, un sacco di aggettivi positivi. Credo che bisogna fare vedere, non bisogna dimostrare. Non dobbiamo fare più degli altri perché siamo donne, noi siamo esseri umani come tutti, siamo persone. Non voglio fare assolutamente un discorso gender, non l'ho mai fatto e non lo faccio neanche adesso dopo che ho ascoltato riflessioni da altri colleghi e non. Sono convinta che c'è una buona base per far vedere cosa può fare la cooperazione, perché la cooperazione può fare tanto. Noi possiamo fare tanto, noi donne, per citare la rivista, ma noi, toglierei anche dal noi donne la parola donne, noi possiamo fare qualcosa insieme, quindi possiamo analizzare i nostri punti di vantaggio, i nostri punti di debolezza e possiamo proporre proposte, programmi, percorsi. Quindi è un percorso che darà frutti. Sì, sì. Se seminiamo, come tutti noi credo d'aver capito oggi, abbiamo fatto, prima o poi raccoglieremo.